Oggi voglio parlarti di una chiave indispensabile, qualcosa a cui non puoi rinunciare se vuoi davvero realizzare un obiettivo. Questa chiave è così importante e decisiva che è probabilmente il tassello mancante nella vita della maggior parte delle persone. Ne conoscerai molte intorno a te che, pur impegnandosi e dando tutto loro stesse, inesorabilmente falliscono. Questo accade principalmente per un motivo. Il loro stato emotivo è contraddittorio. In alcuni momenti credono in quello che fanno, mentre in altri sprofondano nella negatività e nella sfiducia. Questi stati si alternano più volte, persino nella stessa giornata, perché non usano la chiave indispensabile per la riuscita di qualunque impresa. E questa chiave è la fede. Qualunque significato tu dia a questa parola, sappi che la fede è nient'altro che un potere della mente, una frequenza emotiva che ci fa agire come fosse impossibile sbagliare, che ci scrolla di dosso esitazioni, dubbi e paure. Probabilmente ti starai chiedendo come posso avere fede se gli ostacoli sono così tanti, se ogni volta che cerco di fare qualcosa mi scontro con le mie debolezze, le mie fragilità e con alcuni meccanismi là fuori nel mondo che sembrano insormontabili e creati per sbarrarmi la strada. Come si può davanti a tutto questo non vacillare? Beh, ci sono tante possibili risposte a questa domanda. Ma quella che sento di darti in questo momento è la seguente. Per avere fede, devi sentire intimamente che la felicità è un tuo diritto di nascita e che questo diritto l'universo lo ha già adempiuto, dandoti interiormente le facoltà per realizzare qualunque impresa. Ripeto, qualunque impresa, anche altre molto più difficili di quella che hai in mente. Quindi, quando hai un obiettivo, qualunque obiettivo sia, cerca di sentire sempre questa connessione tra le tue capacità interiori più profonde e la realizzazione finale di ciò che desideri. Questa connessione c'è già. Il tuo obiettivo è già realizzato, perché tu hai la chiave che apre tutte le porte, anche quelle che non esistono. E questa chiave è la fede, ovvero il potere della mente che ti dona la consapevolezza di avere in te stesso risorse e facoltà illimitate. Vedi? Quando si dice di visualizzare il proprio obiettivo come già realizzato, ci si basa proprio su questo. Ciò che visualizzi non è un sogno, non è una fantasia che si dissolve, è invece un esercizio di potente rafforzamento della fede. La mente vibra, finalmente conscia di ciò che può realizzare, e incurante dei limiti apparentemente insormontabili, dispiega tutto il suo potere creativo in accordo con ciò che l'universo ci ha donato come diritto di nascita, ovvero facoltà illimitate per realizzare grandi imprese. Se saprai conservare questa verità dentro di te e rinnovarla ogni giorno con il potere della visualizzazione, dubbi, esitazioni e paure si dissolveranno, perché sarai in accordo con la tua natura, che è superiore ad ogni dubbio, esitazione o paura. Ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video.